Prensa stampa oggi per illustrare nuovi programmi societari del Marsala Calcio. Di cosa si tratta? Quali sono le novità che raccontate ai tifosi e non solo? Ma innanzitutto dobbiamo capire, o perlomeno i tifosi devono capire, quindi dobbiamo raccontare com'è che siamo arrivati ad oggi, quindi qual è il percorso che abbiamo fatto per arrivare fin qui e poi sicuramente diremmo quali sono gli obiettivi di questa nuova società, di questa nuova Marsala 1912. Intanto oggi l'obiettivo primario e principale è quello di far conoscere i principali componenti della società e quindi il presidente e il vicepresidente. Settimana prossima probabilmente faremo un'altra conferenza dove presenteremo l'organico, presenteremo l'allenatore e la compagine societaria. Oggi vogliamo fare chiarezza, ripeto, su come siamo arrivati a questa condizione, perché il Marsala 1912 è il risorto, anche se per me non è mai morto, ma è stato messo un attimino nel cassetto, e i buoni propositi che abbiamo, quello di farlo ritornare nel calcio che conta così come era negli anni passati. Allora, la società del Marsala 1912 SRLS è composta da Vinci e Marino, non ci sono altri soci né vecchi del vecchio Marsala né del Paceco, perché ripeto, il Paceco rimane a Paceco con i suoi soci.